questo momento il gruppo coordinato da Gin Pallotta sta completando il progetto in modo che possa essere esaminato in maniera definitiva dalla conferenza dei servizi della regione. Per parlare in termini chiari, ci sono alcuni punti che io ho ulteriormente sottolineato ai progettisti, e cioè il fatto che nel momento in cui lo stadio aprirà, io esigo che il 60% almeno degli spettatori possano raggiungere lo stadio su rotaia. Questo significa evidentemente dei miglioramenti importantissimi sulle linee di rotaia che già esistono. Non credo che ci siano ulteriori rallentamenti, anzi io auspico che tutto possa procedere nel tempo più veloce possibile. Certamente non posso avere nessuna ingerenza in quelle che sono le esigenze di verifica e di controllo della Regione Lazio. Che tempi ci sono per questo incontro, la conferenza della Regione? La conferenza in totale ha 6 mesi di tempo. Io sinceramente mi auguro che se la documentazione prodotta dai progettisti è adeguata, perché è chiaro che se non lo è un altro discorso, la Regione possa valutare nei tempi più brevi possibili, ma io sono certo che su questo c'è tutta l'attenzione del Presidente Nicola Zingaretti, perché tutti sappiamo che parliamo di un investimento che porterà a Roma denaro dall'estero per un'entità di quasi 1,3 miliardi di euro e circa 5.000 posti di lavoro solo nella fase di costruzione. Sindaco, ci sono già nomi per per favore, signora. Oggi pomeriggio, come sapete, abbiamo l'ulteriore cabina di regia con il governo, il prefetto, la regione. Lei parteciperà? Evidente, il giubileo, come tutti sanno, si svolge in tutto il mondo, ma certamente Roma è l'epicentro di questo straordinario giubileo della misericordia. Ecco, quindi lo Stato dell'Arte. Invece stamattina ha detto che se fosse stato su quell'aereo lei non avrebbe risposto in quel modo.